Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono una messaggera dell'Arcangelo Michele, una facilitatrice della guarigione, un coach energetico e sono qui per parlarvi di energie negative. In un precedente video ho accennato in generale cosa sono le energie negative. Adesso andiamo a guardare nello specifico di che cosa si tratta, ok? Come si differenziano le energie negative? Allora, in primis abbiamo le energie che creiamo dentro di noi, ossia i nostri pensieri negativi, la nostra attitudine negativa quando magari stiamo attraversando un periodo difficile, o magari ci ha abbandonato il nostro compagno di vita, la nostra compagna di vita, un lutto, una malattia. Ecco, questo può essere una causa che ci può portare ad abbassare le frequenze, ad abbassare le energie. Quindi energia negativa è un livello di frequenza, un livello vibratorio molto basso. Quindi noi iniziamo a vibrare a questa frequenza e quindi attiriamo altre energie negative, perché a energie negative per l'effetto della risonanza si attraggono altre energie negative, alle volte anche entità negative. Quindi possiamo causare noi questo, oppure possiamo assorbire, come ho detto nel video precedente, le energie negative dalle altre persone che a loro volta possono vibrare a una frequenza bassa per gli stessi motivi o per altri motivi, oppure addirittura assorbire delle energie negative dagli ambienti. Però alle volte non è solo questo, alle volte le energie negative arrivano da veri e propri attacchi psichici causati da persone, quindi da persone gelose, invidiose, che parlano male di noi, che ci criticano, che ci giudicano, che ci invidiano, e questi attacchi, se noi siamo persone estremamente sensibili o scoperte energeticamente, quindi non protette, poco protette, in questo caso noi possiamo assorbire questi attacchi. In alcuni casi anche il cosiddetto malocchio delle persone che ci ammirano, addirittura ci invidiano, possono attaccarci queste frequenze negative. Quindi questo va a irrigidire il nostro campo energetico e noi assorbiamo inconsciamente queste basse frequenze che ci fanno stare male, che ci cioè noi possiamo non solo avvertire delle energie negative, ma addirittura possiamo stare molto male emotivamente, nei nostri pensieri, e addirittura possiamo anche ammalarci nel corpo, ok? Quindi gli attacchi psichici, questi sono i minimi, ci sono attacchi psichici più specifici e vorrei parlarne in questo video perché non l'ho fatto nel video precedente. Attacchi psichici possono essere anche vere e proprie fatture, maledizioni, incantesimi, fatte direttamente da una persona contro di noi. Addirittura ad alcune persone si rivolgono ai cosiddetti maghi neri per fare questo tipo di azioni contro di noi. E molte persone non credono, credono che si tratti di superstizione, e invece queste azioni fatte contro le persone, purtroppo alle volte, molto spesso danno degli effetti negativi. Quindi le persone iniziano a avere sfortuna, le persone iniziano a stare veramente male fisicamente, iniziano le cose, iniziano ad andare magari male nella propria vita, ok? Quindi assolutamente le energie negative possono essere dalle più semplici alle più complesse, ma parliamo anche di entità negative. Allora, quando una persona, ad esempio, sta male perché ha una malattia o perché è focalizzata molto nella negatività, nel dolore, nella sofferenza, perché non si piace, perché è un periodo negativo, non riesce ad amarsi, un periodo nero, alle volte poi si possono assorbire anche le cosiddette entità negative. Le entità negative sono dei veri e veri vampiri energetici che si nutrono del nostro dolore, della nostra sofferenza, della nostra si nutrono della nostra energia vitale, ok? Noi possiamo assorbire queste entità quando stiamo male, quando ci sentiamo male, quando siamo molto negativi, quando frequentiamo persone circondate da queste entità, quando magari invochiamo le
entità, che magari siamo convinti di invocare degli esseri di luce, magari stiamo invocando altre categorie di esseri, quindi quando non sappiamo come praticare la spiritualità e ci imbattiamo nell'occulto, perché bisogna anche sapersi connettere con gli angeli e con gli esseri di luce, e alle volte invece sbagliamo e facciamo qualcosa di, anziché connetterci con i reami angelici più elevati, ci connettiamo con il piano astrale, dove ci sono i parassiti, dove ci sono gli spiriti legati alla terra, va bene? Poi molte persone quindi assorbono questo tipo di entità, altre persone invece le hanno nel proprio campo aurico perché praticano la magia nera, praticano alcune pratiche occulte che non senza protezione e altre addirittura per fare del male. Quindi alle volte le persone più sensibili quando entrano in contatto con queste persone stanno male, ok? Quindi non bisogna avere giudizio, nel senso che se capita di incontrare persone che hanno delle entità nel proprio campo energetico, ripeto, le cause possono essere infinite, possono averle assorbite a loro volta o possono essere portatori di entità negative, va bene? Perché magari praticano cose basse, però non ci vuole giudizio, nel senso che noi non sappiamo di che cosa si tratta, e se lo sappiamo, anziché andare a giudicare quella persona perché andremo a rispondere male contro male, andiamo invece a proteggerci, a proteggere la nostra energia. Naturalmente, laddove entriamo in contatto con persone molto negative, con persone oscure, è normale che il consiglio degli angeli dell'Arcangelo Michele e il mio consiglio personale è quello di tagliare le corde fisicamente ed energeticamente per, voglio dire, per frequentare persone più armoniche, più gentili e così via. Vorrei parlarvi delle preghiere, del potere della preghiera, il potere della preghiera per trascendere le energie negative, per creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, per essere nella nostra energia, per liberarci dalla negatività causata da noi stessi e dagli altri e per proteggerci anche da queste entità, da queste fatture, da questi incantesimi, messe nere e così via. Ok? Quindi anche dalle cose più oscure in assoluto esiste l'antidoto, che è la preghiera. Allora, io vi metto qui la playlist, ok? In questa playlist, scusate, me lo scrivo. In questa playlist ci sono tre tipi di preghiere. La prima è la preghiera di protezione psichica giornaliera fatta con l'arcangelo Michele, che aiuta a liberarsi, a proteggersi energeticamente. La seconda è la preghiera di protezione della casa e degli ambienti, che è potentissima per purificare ogni giorno la nostra casa, l'ambiente lavorativo, la macchina e tutti gli ambienti dove noi andiamo a interagire quando andiamo a lavorare, quando entriamo in contatto con le altre persone. Il più potente in assoluto, la terza preghiera, è il cosiddetto processo di liberazione con l'Arcangelo Michele. Ecco, con questa preghiera veramente noi allontaniamo tutto, tutto, anche le cose che non riuscite nemmeno a immaginare, che non sapete nemmeno che esistono. È possibile veramente eliminare fatture, incantesimi, maledizioni, messe nere, malocchio, energie negative, gelosie, invidia, competizione, rabbia, giudizio. Questo sia se avete subito queste cose, sia se avete causato queste cose, perché potrebbe darsi che vi siete pentiti di aver praticato la magia nera o magia di un certo tipo nel nuocere le altre persone e volete chiedere aiuto all'Arcangelo Michele per liberarvi, perché volete riconnettervi con le frequenze dell'amore. Assolutamente, queste preghiere, se fatte con intenzione pura di amore, possono liberare anche coloro che hanno causato il male agli altri e ora non si sono pentiti e vogliono recuperare, vogliono riallinearsi all'energia dell'amore, ok? Io spero di essere stata esaustiva. Volevo ricordarvi che mi occupo di fare il coaching con Logos Healing. Io sono una facilitatrice della guarigione e una coaching energetica che si occupa di aiutare le persone non solo con l'aiuto delle preghiere, che già sono un aiuto
potentissimo e straordinario, ma potresti aver bisogno, essendo tu in un periodo molto negativo, hai bisogno di tirarti su, quindi hai bisogno di cambiare le credenze limitanti, hai bisogno di liberarti da queste emozioni negative, dai pensieri negativi. Ecco, con Logos Healing è veramente una tecnica potentissima che ti aiuta a recuperare tutta l'energia vitale legata al blocco, alla paura, al sistema di credenze, a tutto ciò che ti sta facendo stare male, e ti aiuta a riportare l'energia vitale nel posto più giusto in te stessa, e a lasciare andare tutte le energie non tue, le cosiddette energie negative non tue, e mandarle alla luce di Dio Onnipotente, Padre e Madre, che sa cosa deve fare. È una tecnica potente che si avvale del potere della parola. È possibile che tu, con l'aiuto sia delle preghiere, l'integrazione di Logos Healing, puoi recuperare la tua forza vitale molto più velocemente. Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarmi. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi like, iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere, attivate le notifiche con la campanella e riceverete tutti i video che riguardano l'Arcangelo Michele, gli angeli, la connessione con gli angeli, le letture angeliche, tutti i temi spirituali, dove alla base c'è sempre l'amore degli angeli e la protezione con l'Arcangelo Michele. Io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao ciao!